HSBC annuncia un maxi piano di ristrutturazione che prevede la soppressione di circa il 10% dei suoi effettivi. La prima banca europea colpita di recente da sanzioni per la manipolazione del mercato dei cambi ed altre accuse di frode fiscale taglierà fino a 25.000 posti di lavoro in tutto il mondo e cederà le sue attività in Turchia e in Brasile. L'obiettivo dell'amministratore delegato Stuart Gulliver è realizzare un abbattimento dei costi compreso tra 4 miliardi e mezzo e 5 miliardi di dollari all'anno entro il 2017. HSBC potrebbe anche decidere di abbandonare Londra come suo quartier generale per non pagare l'aumento delle imposte varato dal governo britannico. La banca è stata appena condannata per riciclaggio dalla giustizia elvetica.